Il nuovo polo endoscopico dell'ospedale Santa Croce di Fano sarà pronto entro giugno 2016. Lo ha confermato oggi alla stampa il direttore generale di Marche Nord, Aldo Ricci. Le quattro sale saranno destinate all'attività gastroenterologica, urologica, pneumologica e ginecologica e saranno dotate di strumenti ad alta definizione che permetteranno ai medici di effettuare diagnosi sempre più precoci e precise. Una donazione importante arriverà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Questo sarà un polo endoscopico moderno con quattro sale diagnostiche e la fondazione ci donerà tutta l'attrezzatura della gastroenterologia e quindi per un importo di circa 600.000 euro sarà chiaramente un polo diagnostico molto avanzato. E se al passo coi tempi previsti anche per il blocco operatorio che doveva essere completato entro l'anno, mentre le attrezzature entro il mese di marzo. Ci siamo, i lavori sono chiaramente in via di completamento e tra i lavori è prevista una camera operatoria che ospiterà la IORT, la radioterapia intraoperatoria per la chirurgia senologica. Quindi farà di Fano il centro almeno provinciale per questo tipo di chirurgia e per questo tipo di radioterapia.